Salve a tutti ragazzi, qui Antonio Cianci, Racchetta Film per voi con un'altra top. Non sarà una vera e propria classifica, piuttosto vi riporterò in video 5 fulgidi esempi di trailer pacco, trailer confezionati in maniera impeccabile, irresistibile, con un montaggio e una scelta delle musiche azzeccata, a tal punto da invogliare il gentile spettatore a recarsi al cinema e... Direi di non cincischiare e iniziare subito. Ah già, prima un avviso, giovincelli, vi metterò nella descrizione video i link che vi condurranno ai teaser e full trailer, che chiamerò in causa. Sei un professore? Qualche volta. Quinta posizione per il quarto capitolo di Indiana Jones. Il full trailer inizia con un breve riassunto delle imprese affrontate da Indy, per poi sfociare in una nuova scoppiettante avventura, ricca di intrighi, enigmi e perché no, anche sequenze adrenaliniche al cardiopalma. Harrison Ford invecchiato, certo, ma la qualità complessiva del film sembra buona. E invece siamo di fronte al peggior capitolo della saga. Toni oscuri per un oscuro capitolo, dico bene, Transformers 2, un teaser che fa accapponare la pelle, il sottotitolo è La vendetta del caduto e il caduto non si mostra, ma si percepisce la sua presenza in ogni fotogramma del trailer. Un'impostazione solida per un'anteprima, mozzafiato, brevissime sequenze ma efficaci intervallate da schermate nere a profusione. Il regista Michael Bay si sarà divertito un mondo durante la promozione del film, nascondendo il più irritante dei difetti, lo humor infantile presente qui in quantità industriale. Apriamo la parentesi per un blockbuster che vuole spacciarsi come un film apocalittico incredibilmente spettacolare con effetti speciali all'avanguardia, la nuova frontiera del cinema d'azione dei war movies. E poi ci troviamo davanti a un filmetto scialbo, una regia incasinatissima, un montaggio che fa venire il volto a stomaco. Signori, Battle LA, Battle World, Los Angeles War, non mi ricordo come cazzo si chiama. Vi ricordo che qui in basso ci sono i link, potete valutare voi stessi la fattura di questi trailer, soprattutto Battle L.A. Era convinto che il mondo non fosse pronto. Tu cosa pensi? Superman ritorna, ma non è il Superman Returns di Bryan Singer, e qui nel trailer vieni pian piano trascinato in questa nuova, folgorante trasposizione cinematografica del figlio di Krypton, con tanto di incalzante musica epica di sottofondo, le battute più riuscite del film, quindi ti fa ben sperare in una sceneggiatura sviluppata come Dio comanda, una vasta gamma di attori celebri. Però ci siamo ritrovati con un prodotto riuscito a metà. La più grande delusione degli ultimi anni, lo ammetto pure io. Solo una bella vendetta all'antica. Prima posizione per l'irraggiungibile e al tempo stesso irrecuperabile full trailer. Prendiamo un lungo respiro. Di Iron Man 3. Che fa totalmente leva sul villain interpretato da Ben Kingsley, sto benedetto mandarino, ed è la più grande presa per il culo degli ultimi tempi, tanto che mi prude ancora il deretano, adesso che ci penso. Che dire, vi invito caldamente a riguardare questa mirabolante anticipazione ricca di scene madri, e poi sappiamo tutti come è andata a finire la vicenda. Qui è Antonio Cianci, Racchetta Film ha finito, con un video breve, conciso, scattante, spero vi sia piaciuto. Vi ricordo per l'ennesima volta, ho riportato i link dei trailer sotto nella descrizione video, così vi potete dare qualche parere al riguardo, ci ritroveremo sotto nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!